Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un allenamento per la massa per i bicipiti da eseguire a casa. Faremo 4 serie da 8 ripetizioni per ogni esercizio con una pausa di 45 secondi fra una serie e l'altra. Iniziamo con il curl con manubri. In questo caso è fondamentale sia la flessione del braccio sia soprattutto la supinazione dell'avambraccio per colpire al meglio i bicipiti in termini di picco. Mi raccomando, quindi enfatizza anche quest'ultima parte del movimento, espirando quando contrai i bicipiti. Passiamo quindi al curl con bilanciere, ottimo esercizio per aumentare la massa muscolare dei bicipiti. Mi raccomando, la schiena deve mantenere le proprie curve fisiologiche senza piegarsi lateralmente o in avanti. I gomiti più fermi possibili con massima enfasi sulla contrazione dei bicipiti. Per colpire al meglio i bicipiti, volendo, puoi eseguire il curl con bilanciere con l'arm blaster. In questo caso mantieni ferma l'articolazione del gomito focalizzandoti al massimo sul pompaggio dei bicipiti. Lo Zotman Curl è un ottimo esercizio per colpire i bicipiti in maniera diversa rispetto al solito, lavorando in particolar modo sulla pronazione e supinazione degli avambracci. Stai molto attento anche alla fase negativa o discendente per stressare al massimo i bicipiti e farli crescere. Nel Plate Pinch Curl la posizione dei polsi è fissa e in questo caso lavoreranno in maniera più importante gli avambracci. Puoi utilizzare un disco abbastanza pesante per lavorare sulla massa dei bicipiti. Nell'hammer curl non hai né pronazione né supinazione del polso e l'avambraccio viene colpito in maniera più decisa. Come sempre, focalizzati al massimo sulla contrazione e sul pompaggio dei bicipiti. Infine, ultimo esercizio, reverse curl con bilanciere per colpire in maniera più importante gli avambracci, mantenendo però una buona focalizzazione sui bicipiti. Mi raccomando, stai attento anche alla fase discendente o negativa per la massima efficacia. Qui trovi l'allenamento a casa per gli altri gruppi muscolari e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.